Il proibito ha sempre il suo fascino. Le cifre che sono state calcolate dal centro studi dell'Associazione Artigiani e Piccole Imprese di Mestre, tuttavia, hanno dell'incredibile. Gli italiani spenderebbero una fortuna in attività illecite. Di questo fiume di denaro, ben 4 miliardi di euro all'anno finirebbero nella prostituzione. Tutto sommato, dicono a Mestre, si tratta di oltre un punto di PIL che finisce per finanziare attività illecite. Oltre 14 miliardi sarebbe il denaro movimentato dagli stupefacenti. Circa la prostituzione, il tema è tornato in campagna elettorale con alcune proposte, come la riapertura delle case chiuse non solo per controllarla, ma anche per recuperare un gettito fiscale che invece va perso. Ma qual è la situazione in Europa? Nella vicina Francia, qualche tempo fa, con un'iniziativa un po' sopra le righe, si cercò di riaprire il dibattito sul tema, ma la discussione naufragò sotto una pioggia di critiche. Resta il problema dello sfruttamento, come in Belgio, dove è venuta alla luce la tratta di giovani nigeriane nel cuore della capitale europea. Ma il tema è così spinoso che la politica se ne tiene spesso lontana, mentre le organizzazioni criminali ne approfittano.